La volata Champions è lanciata con tre squadre in soli tre punti e fra poco la Lazio di Inzaghi proverà l'aggancio a Inter e Roma sul campo dell'Udinese che sembra aver perso la rotta. Buon pomeriggio da Massimiliano Graziani dalla tribuna della Dacia Arena Vecchia Friuli con l'assistenza tecnica di Daniel Apostu per raccontarvi il primo posticipo della 31esima giornata di Serie A. Attenzione con Lazio, Udinese in vantaggio con Kevin Lasagna al 13esimo, Udinese 1 Lazio 0. L'Udinese in vantaggio per 1-0, la rete poco fa di Kevin Lasagna in tuffo in piena area di rigore nell'area piccola sul cross che arrivava da destra, discesa prepotente di Larsen, il pallone messo in mezzo teso dal danese e poi c'era Kevin Lasagna che era appostato al limite dell'area piccola e in tuffo ha messo il pallone alle spalle di Stracoscia in diagonale sulla destra del portiere albanese della Lazio. Inutile il tentativo di marcarlo di Bastos che cercava di fermarlo, si è lanciato per cercare di ostacolare il colpo di testa del giocatore dell'Udinese che ha portato in vantaggio la squadra di Massimo Oddo. Udinese che è partita fortissimo, ha avuto già un paio di occasioni, un paio di incursioni, prima da sinistra con Lasagna, sempre con Lasagna al 13esimo, e poi da destra con Balic che di prepotenza aveva guadagnato il fondo e messo un pallone pericoloso in mezzo per una deviazione mancata da Jankto. 24esimo con l'Udinese in vantaggio sul Lazio per 1-0, ancora pericolosamente l'Udinese con Maxi Lopez, pallone in mezzo che finisce poi in calcio d'angolo per la deviazione di un giocatore in maglia bianco-celeste. Gli applausi della Dacia Arena per la squadra di Massimo Oddo che sta mettendo alla frusta la Lazio che per la verità ha avuto l'opportunità di pareggiare al 21esimo con un colpo di testa di Lucas Leiva sul primo palo in avvitamento, il palo di sinistra della porta difesa da Bizzarri che è riuscito a deviare con la palla che ha danzato pericolosamente per qualche secondo sulla linea di porta, poi sul rovesciamento di fronte Udinese pericolosa con Barak che era arrivato quasi sulla linea di fondo con il pallone, poi l'intervento di Bastos di forza e di classe che gli ha portato via il pallone a forbice. Ma noi ci concentriamo lì davanti su... Attenzione Delfino, il pareggio della Lazio con Ciro Immobile, deviazione sotto misura con la palla in rete, ma ci sono tutti i giocatori dell'Udinese che stanno protestando con l'arbitro Rocchi. Per il momento c'è il pareggio della Lazio con Immobile, vi darò ulteriori comunicazioni se ci sarà un ripensamento. A te Delfino. D'accordo Graziani, in attesa della VAR... Sentiamo sì, allora, Graziani. Giù Delfino, confermato il pareggio della Lazio con Ciro Immobile dopo attenta consultazione degli arbitri del VAR, confermato il nuovo parziale al 27esimo, 1-1 fra Udinese e Lazio. A te Delfino. D'accordo Graziani. Adesso ci prova Lazio al limite dell'area con Savic, palla per Immobile, limite dell'area, dentro per la rete della Lazio con Luis Alberto, una conclusione secca sul primo palo, quello di sinistra di Bizzarri che ha provato a deviare il pallone con il piede, la palla si è infilata fra il portiere e il palo di sinistra della porta dell'Udinese per il vantaggio della Lazio con Luis Alberto al 38esimo, la rete della Lazio con una conclusione in area di rigore, una conclusione secca di destro del giocatore con la maglia numero 18 che non ha lasciato scampo a Bizzarri e quindi cambia ancora il parziale, la Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1 al 38esimo con Luis Alberto e in questo momento c'è l'aggancio alla Roma al terzo posto, scavalcato l'Inter al quarto, siamo al 38esimo, Udinese 1 Lazio 2, quinto minuto della ripresa con la Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1, ma la squadra friulana è partita con un piglio aggressivo nel secondo tempo e si è portata subito alla conclusione poco fa con un colpo di testa in avvitamento di Maxi Lopez, pallone che è finito fuori di poco sulla sinistra della porta difesa dal portiere della Lazio Thomas Stracoscia, ancora in avanti con Marusic, la Lazio, conclusione, grandissima parata di Bizzarri in diagonale che è andata a smanacciare il pallone sul palo di destra e l'ha messo in calcio d'angolo, bel controllo di Marusic, ha controllato con il destro il montenegrino, poi è rientrato sul sinistro liberandosi del suo marcatore diretto Larsen e ha fatto partire una conclusione con la punta del piede di sinistro a cercare l'angolino lontano sulla destra di Bizzarri che si è disteso e ha messo palla in calcio d'angolo, il pallone rimane pericolosamente al limite dell'area di rigore della Lazio che prova a riposizionarsi mentre c'è Lasagna, cross da sinistra, colpo di testa, palla fuori di un soffio, Udinese vicinissima al pareggio con un colpo di testa in piena area di rigore, è stato Jankto in area di rigore, colpo di testa, ha svettato sul suo avversario diretto, palla che è finita fuori di un soffio, ma ha tremato davvero la Lazio, hanno tremato i suoi tifosi, un migliaio nel settore ospiti che adesso riprendono voce e si fanno sentire per incitare la squadra biancoceleste per questo rush finale, manca un minuto, poco più, salvo recupero che separa la Lazio da una vittoria che sarebbe fondamentale nella lotta Champions, poi palla riconquistata da Caicedo per la Lazio nella propria metà campo, supera
linea mediana e tocca a destra per Felipe Anderson che riceve palla, numero 10 controlla, poi punta verso l'area di rigore in maniera decisa, destro in mezzo, il controllo di Patrick dalla parte opposta, mette giù il pallone, c'è un avversario davanti a lui, non ha lo spazio per la conclusione, palla al Murgia, tiro, il pallone fuori di un soffio. Una conclusione di destro a rientrare di Murgia che aveva seguito l'azione, controllo e tiro d'interno destro, pallone a girare e palla fuori di poco sulla sinistra di Bizzati che era andato a volare per, che era volato per andare a coprire l'angolo di sinistra, palla finita fuori di poco. Siamo nell'ultimo minuto di recupero della sfida fra Udinese e Lazio con la Lazio in vantaggio per 2-1 sulla squadra friulana, 30 secondi scarsi ancora da giocare in questo finale vibrante, palpitante, emozionantissimo con il risultato ancora aperto in bilico, controlla palla Milinkovic-Savic per la squadra biancoceleste, l'appoggio per Alessandro Murgia nel cerchio di centrocampo, apertura a destra per Marusic, controllo del giocatore montenegrino, uno contro uno contro un avversario al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Felipe Anderson, pallone di ritorno, poi l'intervento di Ingelsson che porta via il pallone, lancia il contropiede con Rodrigo De Paul, il tocco di esterno destro finisce giù sull'intervento falloso di Murgia, fa proseguire l'arbitro per il vantaggio, si gioca dalla parte opposta con il tentativo ancora che si sviluppa quasi sulla linea del fallo laterale, Jankto lascia palla ad un compagno di squadra, il pallone in mezzo per il colpo di testa di Lasagna, poi arriva Murgia a mettere in calcio d'angolo, ultimissima opportunità probabilmente per l'Udinese perché siamo davvero negli ultimissimi secondi di gioco, un calcio d'angolo che sta per essere battuto da sinistra da Rodrigo De Paul, l'emozione è palpabile davvero qui allo stadio Friuli Dacia Arena, intanto è rimasto a terra Felipe Anderson, il brasiliano che è vittima di crampi, lo aiuta Ingelsson, anzi Larsen, il suo avversario diretto in questa circostanza, a rialzarsi mentre sta per battere il calcio d'angolo da sinistra Rodrigo De Paul, è proprio Felipe Anderson che va a fare il primo avversario in barriera davanti a lui, il cross che arriva allontanato, poi il controllo di Balic, prova il destro, palla che finisce altissima, ha provato un destro da molto lontano, il ventenne croato ha provato una conclusione da lontanissimo che però non ha inquadrato la porta avversaria, è finita addirittura in curva e adesso la rimessa in gioco che viene effettuata da Stracoscia per la Lazio, si prende tutto il tempo possibile per effettuare questa rimessa perché sta per arrivare il triplice fischio finale che consegnerebbe alla Lazio tre punti fondamentali per la corsa Champions, pronto Stracoscia a partire con il rinvio dal fondo, palla che spiove nella metà campo avversaria, va a saltare Milinkovic-Savic che poi controlla con il piede e arriva ora il fischio finale dell'arbitro Rocchi, è finita allo stadio Friuli Dacia Arena con la vittoria della Lazio per 2-1, tre punti fondamentali per la squadra biancoceleste che scavalca l'Inter in classifica, affianca la Roma al terzo posto a quota 60, le reti tutte nel primo tempo, Udinese momentaneamente in vantaggio con Kevin Lasagna al 13°, poi il pareggio di Immobile al 26°, subiudice per il controllo del VAR che poi ha convalidato la rete e il vantaggio biancoceleste con Luis Alberto al 38°, con una rasoiata che ha sorpreso il portiere avversario Bizzarri sul proprio palo a sinistra e che ha portato in vantaggio la Lazio, Lazio che la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a mantenere fino alla fine di una gara davvero equilibrata. Adesso ci sono gli abbracci in campo fra le due squadre, fanno festa i tifosi della Lazio che hanno seguito fin qui la propria squadra, fin qui a Udine per questa vittoria importantissima. Lazio, lo ripeto, che vince, batte l'Udinese qui nel proprio stadio e supera l'Inter in classifica, affianca la Roma al terzo posto e quindi la Lazio ha battuto l'Udinese per 2-1. E allora qui allo stadio Friuli ci sono gli abbracci in campo fra le due squadre, i giocatori della Lazio che vanno a festeggiare sotto al settore ospiti dove ci sono i sostenitori biancocelesti che sono arrivati da Roma per seguire la squadra di Simone Inzaghi, una gran festa in biancoceleste per un risultato davvero importante, Lazio che agguanta il terzo posto e batte l'Udinese in casa per 2-1, ottava sconfitta di fila per la squadra di Massimo Oddo che davvero non riesce a vedere la luce fuori dal tunnel. Ribadisco il risultato finale, la Lazio ha battuto l'Udinese per 2-1, ringrazio Daniel Apostolo per l'assistenza tecnica qui in tribuna, ringrazio voi per l'attenzione e per l'ascolto, da Massimiliano Graziani buon proseguimento di ascolto e linea che torna agli studi di Roma.